nelle città del Tartufo a Norcia durante Nero Norcia, un territorio che riparte, un'associazione che si stringe attorno a una comunità in difficoltà, la sua comunità in difficoltà, e porta in questo territorio, a questo punto, il processo di avvicinamento all'UNESCO. Beh sì, ci è sembrato utile e doveroso stare vicino ai nostri amici di Norcia e di Cascia, anche se sono quelli che sono stati più in qualche modo colpiti da questi eventi calamitosi legati al terremoto. Oggi siamo qui a Norcia proprio per lanciare ancora più forza questo progetto di candidatura della cultura del Tartufo a bene immateriale UNESCO. Sarebbe un punto importante di ripartenza per le realtà come queste, che potrebbero concretamente fregiarsi di un raggiungimento di un obiettivo così importante. Contestualmente siamo a portare solidarietà non solo a parole ma anche economicamente, visto che i nostri soci hanno già da tempo svolto delle raccolte fondi che oggi consegneranno direttamente ai comuni interessati. Circa 30 dei 54 associati erano presenti all'assemblea straordinaria. A testimoniare l'importanza del momento anche la presenza di Elena Sinibaldi e Stefania Baldinotti dell'ufficio UNESCO del MIBACT, che stanno seguendo il dossier di candidature che insieme al direttore dell'associazione Antonella Brancadoro ne costituiscono il coordinamento tecnico-scientifico. Questa giornata segna un momento importante, che anche per questo percorso di candidatura appunto delle conoscenze pratiche della cultura del Tartufo verso il riconoscimento UNESCO. Devo dire che la nostra presenza qui oggi è una presenza forse importante proprio per testimoniare che questo percorso che è stato intrapreso dall'Associazione Nazionale Città del Tartufo, ma anche e soprattutto rappresentativo per tutte le località e territori coinvolti, 14 regioni, 54 città, tra cui appunto anche Norcia, ed ecco il motivo per cui siamo qui oggi, stanno a significare un percorso che è stato portato avanti con grande motivazione, con grande cura e con un'attenzione anche e soprattutto rispetto alle linee tecniche che l'UNESCO richiede, diciamo, proprio per avviare questi riconoscimenti e percorsi che non sono semplici. Il fatto che l'associazione abbia raccolto la sfida di essere qui questa mattina e di lanciare proprio da Norcia, così ferita in questo momento complesso e difficile, questo progetto fondamentale che può veramente risultare come una grandissima soluzione per tutte le nostre città, è per noi motivo di grande orgoglio, motivo di grande soddisfazione.